Ok, benvenuti alla quarta lezione questa volta. Array con parametri di funzioni di schematura array. Ora, in questa funzione qua ci siamo un attimo cioè non dico fermati, però ci siamo un attimo, sì, fermati a rielaborare un attimo quello che abbiamo detto prima, quindi per formalizzare le cose, tipo gli array che sono cose strane, tipo quasi puntatori. Ah sì, comunque a riparare un attimo di quello che abbiamo detto finora, giustamente per far assimilare tutto quanto. Quindi in questo laboratorio andremo a verificare la presenza di side effects, quindi per l'appunto puntatori. Non ne parlato in maniera formale, però ha accennato al fatto che siano cose strane gli array. E a implementare la polizia di un vettore, eliminando i limiti indesiderati. Quindi per prima cosa, un attimo, andiamo a aprire il terminale, fare mkdir l4, ok, la lezione 4. Allora prendiamo dalla lezione 3 tipo il numero 1, quindi copia lezione 3 e 1.c e lo buttiamo nell'l4. E1.c. Ok, quindi abbiamo un attimo il template, quindi code così. Ok, esercizio 1. Scrivi un programma che dichiari un vettore di 10 float. Allora, togliamo questo, diciamo float v di 10. Fatto. Legga in ingresso un numero razionale in singola precisione, quindi float x e poi cin x, sia. Ok, un numero razionale in singola precisione, quindi un float, e lo prendo, fatto. Deleghi ad una funzione la scrittura nell'array di grado nel main, quindi questo vettore qua, di tutte le potenze da 0 a 9 del valore inserito dell'utente. Quindi, allora, void perché non restituisce nulla, tipo potenze. Prendi in ingresso un vettore, quindi v, e la lunghezza del vettore, e for i uguale a 0, o meglio, int i uguale a 0, in ordine n più p, quindi per ogni elemento del vettore, quello che faccio è scrivo, ah, però aspetta, scrivo int x, quindi scrivo la iesima potenza di x, quindi vd uguale a, qua bisogna utilizzare una libreria, quindi include, cmap si chiama, in cmap ci sono alcune funzioni matematiche, tra cui pow. Pow vuol dire che eleva un numero alla potenza di un altro numero, quindi tipo eleva x alla potenza di i, ok? Quindi inizialmente sarà, il primo elemento sarà i alla 0, quindi 1, il secondo sarà x alla 1, il terzo sarà x alla 2, e così via. E in tutte vado a scrivere dentro questo vettore qua. Ora, prima quando parlava di side effects, quello che si riferiva è il fatto che se io vado a modificare qua dentro v, ora v è una variabile locale, concettualmente. E quindi sì, la modifico qua, ma in realtà non viene modificata quella originale. E questo però sì, a lezione ha spiegato anche che i vettori non funzionano in questa maniera qua. Le variabili sì, ma i vettori no. Questo perché i vettori, come vedremo nelle prossime lezioni, sono dei puntatori, e quindi i puntatori danno, cioè, il valore e un indirizzo di memoria. E quando qua vado a scrivere, non vado a scrivere su una variabile, o meglio sì, ma v è l'indirizzo di memoria di partenza, quindi vado a scrivere su questa variabile qua, che è uguale a questa qua, e quindi di fatto esco fuori dall'ambiente della funzione, e quindi per l'appunto questi qua sono i side effects di cui parla. Quindi da dentro una funzione posso andare a modificare dei valori fuori, già definiti fuori dalla funzione. Però comunque l'esercizio è questo qua, l'unica cosa che devo fare è chiamarlo, quindi prendo questo qua, tolgo un attimo questa roba qua, e dico potenze di, allora gli passo v, gli passo 10 e gli passo x, ok? E poi volendo potrei fare tipo int i uguale a 0, i minori n, virgola pp, facendo un cout di cosa? Vd, ok? Andando a capo magari. Quindi in teoria questo qua tipo così stampa anche i valori. Quindi se per esempio lo vado a compilare, quindi g più e1.c, poi meno e1.x. Ok, errore, n usa un declare, quindi infatti qua prima va messo 10. 10, ok. Punto virgola. No, perché ha messo? Allora, 10 così, ok. Poi dice, questo qua non va bene, ah sì, questo qua non è un int, ma un float. Perché v, questo v qua, e questo v, cioè prende questo v qua, quindi deve essere un float. Ok, perfetto, quindi facciamo così, e1.x. E qua si aspetta allora cosa? 10, no, un valore solo, si aspetta, quindi non so, 2.
E verifichiamo che prende 1, cioè stampa 1, 2, 4, quindi le potenze del 2 fino a 9. Un'altra cosa che però magari gli farebbe molto piacere è il fatto che dichiaro il prototipo, quindi dico così, float, qua prendo un intero, qua prendo così, quindi giusto per completezza mettiamo anche questo qua. Nella libreria CMAF, ah, per l'appunto quello che dicevo prima, CMAF, dentro CMAF c'è la funzione un po' float float, quindi che eleva la potenza, cioè x alla i, si fa così. Ok, numero 2. Implementare entrambe le funzioni di eliminazione di un elemento di un array, diciamo di float, vista lezione. Ora, le due funzioni che abbiamo visto lezioni sono una, quella diciamo classica, che ci sia tipo sia un vettore di, non so, tipo 1, 5, 4, 2, cioè con un paio di elementi, e tipo voglio eliminare il 5, quello che faccio è questa cosa qua, e quindi tutti i numeri dopo vengono spostati prima. La seconda funzione è quella in cui prendo il 4, lo tolgo, lo metto qua, qua metto il 5 e poi chiedo qua al vettore. E quindi faccio tipo uno swap. Quindi le due funzioni sono void elimina shift, che si prende un vettore a float, cioè immagino float perché tipo qua sono tipo float, la lunghezza quindi int n. E allora, per prima cosa fa allora int, quindi si può anche tipo quale eliminare, quale posizione eliminare, quindi int k. Quindi quello che dicevo prima, se per esempio è così, quello che faccio è questo qua lo elimino, quindi come se così eliminassi questo qua, e quindi tutte le posizioni vanno una posizione prima, quindi for i uguale a k, i minore di n più i, però forse qua n meno 1 perché l'ultimo elemento, il 2, non va tipo a leggere quello dopo. E quindi per ogni elemento quello che faccio dico che v di i è uguale a v di i più 1. Quindi tutti quelli, cioè tipo se fosse questo vettore qua, parto dal 5 e dico l'1 rimane fisso, ok? E poi partendo dal 5 dico ok, v di, quindi questo qua è uguale a questo qua, quindi qua gli scrivo 4 e poi qua gli scrivo, vado qua, leggo quello dopo e gli scrivo 2. Okay. E quindi il 5 è stato eliminato. Ok, però mi fermo uno prima perché non faccio il 2 e guardo quello dopo. Cioè mi fermo già qua perché ho l'ultimo evento, visto che ne tolgo uno solo. E questo funziona, l'unica cosa è che a questo punto dovrei decrementare n e dovrei farlo fuori. Non era richiesto, ma volendo potremmo fare una cosa di questo tipo e dire meno meno n. Ok, quindi se conoscete i puntatori sapete che si può fare una cosa di questo genere. E quindi vado qua dentro già a diminuire n, e a questo punto non ho più bisogno del meno 1 perché l'ho già fatto qua. E ho aggiornato anche la lunghezza del vettore. In maniera simile possiamo fare void. Comunque non è richiesta questa cosa qua aggiuntiva, è solo una cosa per bellezza. Quindi elimina swap. Facciamo sempre float, asterisco v. Qua sempre facciamo prima una forma normale, int k. Se riusciamo un attimo, ok. Quello che facciamo quindi abbiamo detto, prendiamo in questo caso qua, abbiamo il vettore, quindi 1 int 5 4 2, e quello che facciamo è prendere il 2, lo tagliamo e lo mettiamo qua dentro, ok? Quindi diciamo, cos'è? V di k, che è quello che vogliamo eliminare, è uguale a v di n-1, e abbiamo finito. Ora, come prima possiamo tipo dire, usiamo i puntatori e diciamo asterisco, asterisco, in realtà, non asterisco, meno meno, asterisco n, ok? Quindi diminuiamo il valore di n e volendo possiamo fare quindi già così e aggiorniamo la lunghezza del vettore, quindi diciamo che è diminuita di 1. O se no la versione standard sarebbe così, come ho fatto vedere prima, così senza questo qua. Ok? Quindi questa va anche la seconda cosa, quindi diciamo di float vista lezione, ok? Quindi il vettore era float, giusto? E sempre se vogliamo fare tipo il prototipo, manualmente si fa tipo così e si tolgono i bloni. Quindi così, così e così. E la stessa cosa di questo, quindi così, così, così e così. Ok, numero 3. Scrivere un programma che avvalendosi di un array di float di dimensione 20. Quindi, vabbè, andiamo un attimo a fare un altro file, quindi copia
E1.c in E2.c. Ah, non così. E2.c. Ok. Quello che facciamo qua quindi dice 20, di lunghezza 20. Chiede all'utente quanti valori vuole inserire, quindi int n e poi cin in n, con ovviamente magari un cout che dice di n, ok, quindi a breve. Quindi ci dice quanti numeri inserire. Controllare che il valore n inserito dall'utente sia valido, quindi quindi quello che facciamo è un do while, quindi do while n maggiore o zero, o meglio n minore di 0, quindi fin quando non è valido lo continuiamo a richiedere. Così, 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 così. Quindi fin quando è minore di 0 lo continuiamo a richiedere. Leggo i valori inseriti dall'utente, quindi ok, quindi facciamo un ciclo. For i, meglio, i non l'abbiamo definito, quindi n virgola i, e qua diciamo int i uguale a 0 i minore di n più p, e qua facciamo un cin dentro v di i, e immagino che questa roba poi non servirà più, quindi la possiamo anche togliere. Conti istante video il numero di valori negativi eventualmente presenti nel vettore, quindi contare negativi, quindi facciamo una funzione. È un numero positivo perché il numero di elementi è sicuramente positivo, quindi conta neg. Come prima prendiamo un valore in float e prendiamo la lunghezza, e facciamo int i for int i e poi anche numero negativo o anche r, quindi il risultato, quindi i uguale a 0 in minore di n più p, e poi se v di i è minore di 0 più per r, e facciamo ritornare. Ok, quindi contare i numeri negativi, facciamo cout numero negativi due punti spazio conta neg di v n, e magari andiamo anche a capo entrare i valori negativi eventualmente presenti nel vettore, ok, sia massimo tanto da 0 in caso. Elimina dal vettore tutti gli elementi negativi presenti, preservando l'ordine dei dati inseriti. Quindi, alla fine usare una delle due funzioni definite nel punto precedente. Ovviamente, per preservare l'ordine, se faccio swap, non lo preservo perché tipo inverto l'ordine. Invece, elimina shift, lo preserva, quindi il prof intende questa funzione per usare. Fin quando, eliminare tutti gli elementi negativi. Specifichiamo l'ovvio, ma per sicurezza, ogni funzione andrà testata usando un programma che da qualche parte la richiami. Potenza l'abbiamo usata, l'abbiamo verificata, questa non l'abbiamo verificata, neanche questa l'abbiamo verificata. Ops, pazienza. Alla fine, quindi eliminare tutti gli elementi negativi. Quello che facciamo quindi, while conta neg di v ed n è diverso da 0. Quindi, fin quando ci sono degli elementi negativi, quello che facciamo è elimina, o meglio, facciamo tipo, come si chiama più? Elimina shift, quindi elimina shift di allora v, n, e poi qua gli buttiamo la posizione del numero negativo. Quindi facciamo un'altra funzione che trova neg, che in realtà si potrebbe fare in un'altra maniera, però. Cioè, adesso poi la modifichiamo un attimo. Allora, trova neg, troverà il primo numero negativo, il primo indice del numero negativo, quindi al vettore, la lunghezza, poi così. Quindi if v di i è minore di 0, quindi se è negativo, possiamo anche fare tipo una cosa di questo tipo che è return i, quindi ci ritorna la posizione del numero negativo, altrimenti se non trova nessun numero negativo ritorna meno 1. Quindi volendo possiamo fare tipo trova neg, fin quando questo qua è diverso da meno 1, quindi fin quando trova un numero negativo, facciamo trova neg di v ed n, ok? Giusto per chiarire, anche quella, cioè anche mettere l'altra funzione andava bene, questa è leggermente più efficiente perché non basta controllare tutto il vettore, ma se trova un numero negativo esce subito, però è uguale la stessa cosa.
Quindi fin quando ci sono negativi, io gli passo questo qua, dei quadri gli passo l'indice del numero da eliminare, e alla fine facciamo un ciclo per stampare tutto quanto, quindi io uguale a 0, elimino di n piccolo, sì, più p. Ah, tra l'altro, sì, infatti il vantaggio che dicevo prima, elimina shift, gli passiamo n, ok? Che in realtà gli dobbiamo passare end n, ok? Quindi l'indirizzo di n, e la usiamo da altre parti, no, perfetto. In questa maniera qua n viene aggiornato in automatico e qua abbiamo n giusto e non tipo quello vecchio. Per ogni n facciamo cout dell'elemento che prendiamo a capo magari, quindi vd e poi andiamo a capo, end line e in teoria abbiamo finito. Quindi d più e2.c meno e2.x. Ok, float int. Ah, ok, penso che ho capito. Allora, la posizione era elimina swap, quindi elimina swap. Questo qua è un puntatore, quindi qua bisogna mettere così. Andiamo avanti. Ah, forse anche nel ciclo da qualche parte, quasi. Ok, quindi compiliamo, 0 errori. Allora, e2 questa volta. E allora, dn, quindi mettiamo 3 elementi. 1. Meno 2 e 3 e stampa 1 e 3 e trova un solo elemento negativo. Se facciamo così, diventiamo 5, ci butta, non so, cioè diventiamo così, meno 1, meno 7, 4, meno 2, trova 3 numeri negativi, corretto, e stampa 4 e 4. Quindi funziona. Non sto a testare anche elimina swap, anche se potrei, quindi giusto per tipo controllare tutte le cose, quindi elimina swap. Dove per cose intendevo funzioni. Quindi controlliamo anche questa seconda funzione, quindi gli buttiamo 5, non so, 4, meno 2, 6, meno 2, 6. Ok, è una pessima cosa perché non ho messo l'ordine. Quindi, cioè, scusa, cioè, nel senso, mettendo lo stesso numero non si vede l'ordine diverso, quindi gli buttiamo numeri diversi. E ci stampa 3, 9, 7, 3. Vediamo che qua, per l'appunto, è invertito l'ordine, però pazienza, funziona anche l'elimina swap. Quindi abbiamo anche testato che le funzioni sono corrette, però metto questa qua che è meglio. E quindi in teoria abbiamo finito anche questo esercizio. E questo è tutto anche per la lezione numero 4, che per l'appunto ha ripreso un pochettino quello che abbiamo fatto altre volte, formalizzandolo, comunque aumentando un pochettino il livello di difficoltà, quindi mettendo per l'appunto queste funzioni qua, chiamarle e così via. Quindi questa è la lezione 4.